Oggi andiamo a reagire alle animazioni più tristi di internet. 10.000 mi piace per un prossimo video. Questa volta noi spaziamo di argomenti e finiamo per parlare delle animazioni tristi, che non vuol dire che non siano horror. Infatti partiamo con questa animazione dove siamo in una città che è stata zombificata. Come vedete, molto inquietante. Lui sembra un tizio che viene da Huggy Wuggy, e questo zombie ha lasciato per terra una foto di un cane. Quindi lui, prima di diventare zombie, aveva un cagnolino che gli va sempre dietro perché è un suo amico. Che carini. Raga, ma c'era Huggy Wuggy? Tornate indietro con il video per vederlo. Eccolo, è andato dal suo amico zombie per dirgli: guarda, sono io, papà, sono io, guarda, non mi riconosci? Che carino. Vuole le coccole, vuole giocare con il suo padroncino. Che succede? No, non mi piace. Ha perso la mano? No. Ho paura che succeda qualcosa di brutto a questo cane, eh. Ah, giocano, che bello, dai. Vabbè, alla fine sono rimasti i migliori amici per sempre, dai. Molto bello. Ora lo sta coccolando. Guardali, che carini. Oh, oh mio Dio. No, vabbè, raga, ma che... No, ma state scherzando. Che è successo? È diventato anche lui uno zombie. Ok, se questo vi sembra un bel finale. A me non sembra un bel finale. Commenta con hashtag animazioni tristi. Iscriviti e lascia un mi piace entro i prossimi 3 secondi. Oppure questo zombie verrà a prenderti stanotte. Questa è considerata una delle animazioni più tristi di internet, perché questo orsacchiotto si sveglia una mattina e non trova più i suoi genitori. Li va a cercare ovunque, ma non riesce a trovarli. E perché, direte voi? Adesso lo scopriamo, e non è un motivo tanto piacevole in realtà, purtroppo. Guardate, lui è rimasto solo, poverino. Non trova i suoi amici. Ma sta per arrivare Huggy Wuggy, che vuole abbracciarlo. Non è Huggy Wuggy questo. Questo è un cacciatore. Il cacciatore ce l'ha con gli orsi e adesso sta andando alla sua ricerca, perché l'orso piccolo è un animale molto pregiato. Però ha trovato le impronte dei suoi genitori e ha deciso di seguirle, ed è caduto come sono caduti i suoi genitori. Io mi auguro però che non li trovi, perché trovare i suoi genitori non è un bel segno, visto chi li ha presi. Guardate, lui sta cercando di arrivarci tramite il ghiaccio. Ha trovato un uomo, lui vuole farci amicizia, ma quest'uomo non vuole amici. Eccolo. No. Oh mio... Hai avuto una fortuna. Ha avuto una fortuna immensa che l'ha mancato. Scappa. Questo è peggio di Huggy Wuggy. Questo è cattivo Huggy Wuggy. Almeno faceva amicizia. No. Che è successo? Sì, si è spaccato il ghiaccio. Tieni, beccati quello che ti meriti. E lui è molto triste perché voleva farci amicizia, ma alla fine non c'è riuscito a farci amicizia. Però ha annusato da dove è arrivato, perché pensa che ci possono essere i suoi genitori. Alla fine ha trovato una casetta dove ha trovato sua mamma. Guardate. No, vabbè. Dai. No. No, vabbè, dai, poverino. Sapete cos'è che mi ricorda questo? Giusto per tirarvi un po' sul morale. Il meme dell'indiano che ride quando vede l'orso. Se riesco ve lo metto. Porkchop Animation. Questa è un'animazione che è horror più che altro per i maialini, come il sottoscritto. Allora, questo è Mr. Meat, come vedete, e io tra l'altro non l'ho mai trattato sul canale. Il maialino è appena stato fatto fuori, ma in realtà è rimasto vivo nella sua testa e vuole scappare, non vuole diventare carne da macello. Oh no, se n'è accorto Mr. Meat, mi sa. O forse no. No, è stupido, non si accorge di niente. Eccolo. Vai, maialino, scappa verso la libertà. Vai, vai, vai. Ce la puoi fare. Scrivete hashtag che ce la può fare nei commenti se secondo voi ce la può fare. E iscrivetevi se non volete che questi... che questo Mr. Meat vi venga a prendere. O no. No, un'altra stanza come quella di prima. Adesso come fai a scappare? Signor maialino, devi correre. Dai, signor maialino. Eccolo. Bravo, si sta creando il suo corpo. Eccolo che se lo sta ricreando così può scappare. Abbastanza inquietante, signor maialino. Oh mio Dio. Beh, avrei paura anche io. Ma guarda, è peggio di Mr. Meat questo. Bravo, bravo signor maialino. Oh bravo. E adesso... no, non doveva finire così, però dovevi essere bravo. Era tutto un sogno di Mr. Meat. O forse non era proprio un sogno. Oh mio Dio. Il nuovo Mr. Meat. Take Me Home. Questa è un'animazione che non ho mai visto. Però aspettate un attimo. Questa è un'animazione che io non avevo mai visto. E che praticamente c'è questo cagnolino che è rimasto solo, è stato abbandonato dalla sua vecchia famiglia e deve essere adottato. Deve cercare il modo di farsi adottare. Che carino però, dai. Puccioso. Una docetta non ti farebbe male però, eh. Forse arriva qualcuno che vuole adottarli. Voi lo adottereste? Scrivetemelo nei commenti. Iscrivetevi se volete che un cagnolino venga adottato da voi stanotte. Ma carino però, non brutto, deve essere molto carino. C'è sta signora che sembra uscita dai mid della Nintendo, che sta cercando dei cagnolini e giustamente va diretta a lui. Giusto. Cioè, con tutti i cani che ci sono,
Adesso lo vuole però, lo vuole adottare. È molto contento e vuole quello, ma mi sa che la madre non glielo permetterà. Sta andando troppo bene. No, c'è un cane più bello. No, ti prego, non dirmelo. Cioè, lei veramente preferisce quel cane brutto come la fame a quello di prima che era molto dolce? O li adotta tutti? Dai, poverino. Ma che triste, pensavo di aver trovato una nuova amica e invece l'ha già tradito. Però lui ha un'idea. Vuole attirare la sua attenzione con il cuscino. E a lei giustamente piace. No, non è lui. Ah sì, si è rifatto uguale al cane di prima pur di essere adottato, vabbè. Che schifo. Ecco infatti. No, non ha funzionato il travestimento. Che cosa ridi? Cioè, ma sei anche un po' stupida. L'ha fatto per te e ridi? Adottalo così ti sbrana, dai. Dai, così c'è la vendetta del cagnolino. Lo prendi in giro. No, dai. Non ci credo. Ma che persona orribile. Ma perché vorresti essere adottato da questa bambina che non ti merita? L'hai capito adesso che c'è un cane che ti vuole bene e l'altro che invece è cattivo? No, è rimasto bloccato. Che scemo. Lei giustamente è rimasta triste. Però se lo meritava anche un po'. Scusa, c'è quel cane che ti vuole da mezz'ora e te te la vai, te vai a pigliare quell'altro perché è più carino. Ma vai a cacare, non ci andanno i canini se devi andare a vedere dal cane carino. E alla fine però decise di adottarlo. Come fanno tutte le lecchine del mondo. Prima non ti vogliono e poi ti adottano. Brava, adesso l'ha liberato e adesso sono fatti l'uno per l'altra. Adesso tutta tua canino, sbranatela come si merita. Ah no? Tu sei un canino che perdona. Io non l'avrei perdonata sinceramente. C'è una persona che mi snobba così, per me poteva finire al posto mio in gabbia. E voi l'avreste perdonata o no? Scrivetelo nei commenti. Questa è un'animazione triste che però è finita bene per il cane, non per la mia etica. Questa ragazza è un'animazione dove un cagnolino vuole essere ammesso all'università canina, ma non ci riesce e ci prova in tutti i modi. Cioè, perché come vedete l'università canina è una delle università più grandi e prestigiose del mondo, dove però ci sono tutti i cani che sono già un po' più alti di lui, sono tutti colorati, mentre lui è classico. È molto preso perché vorrebbe essere adottato in tutti i modi, ma bisogna scoprire solo se ha le qualità giuste per essere adottato in quest'università canina, dove tanti cani comunque hanno vinto un sacco di premi. Adesso lo bloccano e lo testano per l'altezza, per vedere se è abbastanza alto per andarci. E lui non è alto, giustamente. Guarda, guarda, non ci arriva. Con l'orecchio. Sì, e lei gliel'ha permesso. Io non ho parole. Vabbè, dai. Speriamo che non gli abbia dato false speranze. Lui voleva provare e l'ha fatto provare alla fine, dai. Dai, però è bravo alla fine, su. O forse no. No, mi sa che non è tanto bravo, è un po' sbadatello. Vai, 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 vai. Blocca, blocca. Ma vuoi mangiare un po' troppo? Lui giustamente si deve abituare, diciamo, alla scuola canina. All'inizio fa un sacco di casini, però giustamente direi, visto che si deve abituare. Ma mi sa che alla fine l'hanno cacciato dalla scuola canina perché non sapeva fare niente. Adesso gli è venuta l'illuminazione. Vediamo. Oh, ce l'ha fatta. Alla fine è migliorato, ma mi sa che non lo vogliono e lo cacciano. Quanto ci scommetti? Vai, ce l'ha fatta. L'ha portata alla fine. È stato un bravo cane tutto sommato. Quanto ci scommetti che però lo cacciano perché ha fallito? Ah, ora è il suo turno. Guarda tutti i cani come se la tirano. Tutti sono più bello di te. Ah, si può? Pure i cani che se la tirano, vabbè. Dai, ce la sta facendo, bravo. Ma sei un deficiente però. Ha fallito il test finale ed è stato buttato fuori. Perché è anche un po' scemo sto cane però, eh. Io però gli avrei permesso di riprovare. Adesso lui è costretto ad andarsene. Però c'è una persona cieca fuori. Magari può diventare il suo migliore amico. Non gli frega niente a lui delle persone cieche. Ma è comparso un cantiere dal nulla. Guarda tutti i cani che si tirano lì, ma non ce la fanno perché sono grossi, enormi, mentre lui è piccolino e l'aiuta. Spiegami perché quando devi fare una prova non riesci a farla e quando poi però ti trovi nel momento del bisogno riesci. Vabbè, meglio. Che bravo, ha trovato una nuova migliore amica. E l'insegnante gli fa l'applausino, giustamente. E lui cosa fa? Invece di andare dalla sua migliore amica si fa premiare, giustamente. Posso essere sincero? Io non lo avrei fatto perché non mi vuoi prima, non mi vuoi neanche adesso, non mi meritate. Però è finita bene anche questa. Dai, è finita bene tutto sommato. Tra l'altro è ispirata a una storia vera. Questo ragazzo ho già visto, è molto bello, ma ve lo volevo condividere perché l'avevo visto in realtà a scuola un sacco di tempo fa. È una bella animazione, devo dire. È flippato coi videogiochi, non esce di casa, non c'ha amici, non c'ha niente. Si è chiuso totalmente in se stesso perché ha dei problemi per relazionarsi con gli altri. E alla fine sua madre gli porta un regalo. Vediamo che cos'è. Se il tizio c'ha voglia di aprirlo però. Sembra molto flippato con Call of Duty. Eccolo. Come i vampiri proprio. Non la vuole la luce. È per me. C'è rimasto. Gli ha fatto un regalo per una volta. Guarda, se la tira non si fa vedere che lo apre.
apri una volta che sua madre se ne va, però si libera e lo apre. Vediamo. Eccolo, jumpscare. Abbiamo qua davanti PJ Pagapillar. Ora scoprite anche il resto tra poco. Rimanete con me perché è molto bella come animazione. Fatemi sapere qual è l'animazione migliore che abbiamo visto finora. Allora, lui è tornato a essere flippato, mentre adesso ha un cagnolino che, ma poverino, con cui dovrebbe giocare. Sua madre gli ha preso perché voleva fargli avere un amichetto, però lui niente. Allora, come vedete, lui fa di tutto per essere considerato dal padrone suo, no? Perché si è flippato totalmente. È un po' come voi, cioè quando vedete il video di Dion o di altri, siete così attaccati allo schermo, non cagate più nessuno, anzi vi dà pure noia il fatto che vi arrivano gli animali che vogliono compagnia. Però piano piano riesce a empatizzare, vedete, un po' con il padroncino. Riesce a farsi ben volere alla fine. Ma dai, ma anche perché è carino, come fai a non volergli bene? Eccolo, 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 vai, è ripartito. Sembra tipo un tank. È sparita la palla, ha fatto un gioco di magia. Ma guardalo come se la tira. Gli piace il cagnolino, però se la deve tirare, si deve far vedere tutto. Però alla fine dai che ce l'ha fatta, su. Vai, vai, vai. Ora gli porta la pallina. Alla fine però ce l'ha fatta, eh. È un bravo cagnolino, dai, l'ha convinto. T'ha convinto? Oh, ce l'ha fatta a convincerlo. Puzza un po' questa cosa, eh. Oddio, che ha fatto? C'ha il gesso. Vabbè, lasciamo perdere. È andato da Mr. Meat. Però dai, è carina come animazione tutto sommato. Lasciando perdere i quadratoni così, perché è del 2015. Però dai, molto tutto sommato è molto bellina, dai. È finalmente uscito con il cagnolino. Sta scena da tagliare perché c'è il copyright. Ultima animazione di oggi. Questa l'ho vista tante volte per conto mio, però non l'ho mai finita. È l'animazione di una vecchietta e un robottino. Arriva questo robottino a casa di questa nonnina e lei non sa che cos'è. Praticamente è un robottino che gli manda la figlia perché gli dice che non può tornare più da lei per un periodo perché stanno succedendo cose brutte. Però gli ha portato un amichetto per fargli compagnia. Eccolo qua. Lei inizialmente magari lo odia anche un po', cioè non lo sopporta, però alla fine diventano migliori amici, dai. Questa tra l'altro è del 2013 come animazione, vecchia proprio. Come vedete sto robottino gli inizia a pulire casa, gli annaffia le piante, diventano migliori amici. Alla fine diventano tipo marito e moglie, tutto sommato. È come avere un altro figlio, però è un robot che fa compagnia a questa signora, che poverina non può più vedere la figlia perché per problemi economici non può più tornare da lei. Eccola, si è addormentata e il robottino gli mette la coperta. Vabbè dai, commentate con hashtag robottino e se lo fate per ben 10 volte vi mando uno di questi robottini a casa, così vi aiuta quando vostra madre vi dice fate la camera, cioè del robottino che ve la fa al posto vostro. Guarda è bello, ma si addormenta pure lui anche se è un robot, quanto ci scommetti? Ah no, non si addormenta perché, ah forse ora per via delle pile, vero? Lui sta bevendo la benzina perché si ricarica così, no? La canzone è molto inquietante perché si è scaricato e lei gli va a prendere le batterie. No, mi sa che ho capito. No, ti prego, eh. Ok, il robottino è vivo e la nonnina è contenta. Ma non è che muore, cioè basta gli metti le batterie e funziona, no? Eccolo, un giorno la nonna torna da un passeggio, gli dà il suo cappello, è andata a fare la spesa dal dottor Wong, però ha iniziato a sentirsi poco bene perché giustamente ha fatto i chilometri sotto il sole, non è che gli faccia bene. Il robottino gli ha preparato il tè e lei ha preparato la benzina. Fa ridere però, cioè, quello ti prepara il tè e te rispondi con la benzina. Ma io anche da robot ti direi ma vai a cagare te la benzina. Sta nonnina sta sempre peggio. Però mi sa che è il compleanno suo. Ah, devono andare al circo insieme. Che bello. Eccola. Ora lui esce fuori per andare al circo con la nonnina. No dai, eh. E la nonnina si è addormentata. Oh, svegliati. Dai, c'è da andare al cinema. No, ti prego, non funziona così. È inutile che la riempi di batterie. Quella va a te, non a benzina. La riempi da di bustini di tè e vedi come si sveglia. È stata avvelenata dal signor Wong. È colpa sua. Lui si è reso conto di quello che è successo. È triste. Però gli sta sempre accanto. Fino a quando anche lui non si scarica, vero? Lui ha continuato a mantenere casa sua pulita. Ah, non si è scaricato. Si ricarica da solo lui. E come fai? Ma la nonnina dov'è? Si è scaricato il robot. Però adesso è diventato super powerful. Andate a cagare voi ste cose però. Sì, ora potete andare al circo, vabbè. Potete andare dove vi pare, tanto non vi vede nessuno, ma...